Ciao ragazzi e ragazze, so se c'è qualche maschietto che mi ascolta. Allora, siamo al nostro secondo incontro e vediamo di continuare il nostro percorso. Allora, la prima pagina è stata fatta? Sono molto curiosa di vedere le vostre. Questa è la mia. Nella pagina successiva, ecco qua che bella. Farete un bellissimo disegno. Sul foglio bianco un bel disegno che vi rappresenti. Questo è il vostro album, quindi pensate a una cosa bella, pensate all'estate, pensate ai vostri giochi. Io ho ritagliato da un giornale tutta la frutta dell'estate, così vi ricorda la freschezza, il caldo. Ecco qua, io attaccherò questa figura. Andiamo avanti. Intorno potete abbellire questo bel quadretto. Vedete, io ho attaccato delle forme geometriche bianche, colorate. Ho fatto dei ghirigori, dei disegni per abbellire sempre di più questa prima pagina. Bene. Andiamo avanti e nella seconda pagina facciamo una bella ragnatela. E scrivo sopra, mi presento. Al centro metterò un quadratino o rettangolino, insomma, vedete un po' voi, con scritto me. Al lato mettete il vostro ritratto, come se fosse una carta d'identità. E quindi disegnatevi. Intorno alla ragnatela scriveremo tanti le nostre caratteristiche. Cosa ci piace fare, i colori, le nostre preferenze, il cibo che ci piace mangiare, i vestiti che ci piacciono, che ci piace indossare. Insomma, mettete, ne fate una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto ne ho fatte. Vedete, penso che siano sufficienti per presentarvi. E così abbiamo fatto la seconda paginetta. Anche qui, mi raccomando, la cornice è sempre gradita. E qui potete, io ho messo un foglio con i quadratini in modo che ho potuto facilmente fare delle greche, queste si chiamano greche, per renderle più precise. Va bene? Quindi quando abbiamo fatto questa seconda pagina, andiamo alla successiva. Vi ricordate che vi avevo detto di prendere le buste? Eccole qua. Le nostre buste adesso ci saranno. Saranno molto preziose perché dentro metteremo delle cose. Allora, dopo aver scoperto tutti i nostri gusti, tutte le nostre preferenze, mi sono chiesta, cosa mi permette di entrare in contatto con gli altri, con il mondo. E mi sono venute in mente delle cose che abbiamo a portata di mano. E cosa sono? I nostri cinque sensi. Eccoli qua. Ho cominciato con la vista. Io guardo un colore e dico quello mi piace. Guardo un vestito, un pantalone e dico quello mi piace. Quindi la vista mi serve per osservarmi intorno le cose che mi circondano e innamorarmi di quelle cose oppure allontanarmene. Quindi il senso della vista. Poi c'è il senso del gusto che mi permette di assaporare il salato, il dolce, l'amaro, una cosa che non mi piace. Questo si chiama il gusto. Poi altra cosa che ho pensato è il tatto, perché il tatto che sta nelle mani, non sta solo nelle mani, però mi permette di entrare, di accarezzarmi, di accarezzare gli altri, di salutare. Poi vedremo in seguito tutte le cose che posso fare con il tatto. Poi gli ultimi due sensi sono l'odorato, che ha la sua sede nel naso, e l'udito,
che ha la sua sede nelle orecchie, che abbiamo ai lati per sentirci meglio, come diceva Cappuccetto Rosso. Perché hai le orecchie così grandi per sentirci meglio? Eccoli qua. Questi bigliettini, anche voi li farete e scriverete il nome dei cinque sensi e andranno ad essere inserite nella prima busta. Nella prima busta, vedete, seconda pagina, io ho scelto la pagina arancione, foglio arancione, con questa busta e nella prima ci ho messo la vista, i miei occhi. Quindi metterò il bigliettino con la vista dentro. Cosa ci andrà ancora? Oh, ecco qua. Io ho già preparato delle cose per voi. Dovete prendere un foglio bianco, ricordate che ve l'avevo chiesto, e lo dividiamo in quattro. Non in due questa volta, ma in quattro. Ci serviranno dei pezzettini di cartoncino. Due. Ecco qua. Li lasciamo da parte, ne prendo uno, perché in questo uno dobbiamo fare la nostra persona. Bellina. Poi scrivo, mi guardo allo specchio e che cosa vedo? Qui dietro racconterò cosa vedono i miei occhi. Eh? Procuratevi anche uno specchio, non ve l'avevo detto, ma se la mamma ha nella borsetta o in casa avete uno specchietto, procuratevelo, così potete guardarvi meglio e descrivete bene, prima descrivete bene i vostri occhi come sono, grandi, piccoli, marroni, celesti, verdi, descriveteli bene. E la descrizione la farete dietro e anche questo andrà nella busta. Vedete com'è preziosa questa busta? Poi prendiamo un altro foglio bianco. Questa volta lo divido soltanto in due, così. E farò un piccolo quadernino. Cosa devo fare con questo quadernino? Guardate che bello. Con i miei occhi vedo i colori e metterò tante frecce con tutti i tondini colorati. Sotto a questi colori scriverò marrone come, inventatevi una cosa che è marrone, rosso come, blu come, celeste come. E scrivetelo intorno al cerchio. E facciamo tanti pallini colorati con i colori e scopriamo che cosa ci circonda e quanti colori abbiamo a disposizione. Internamente, invece, andrò a scrivere tutte le azioni che posso fare con i miei occhi, col mio sguardo. E allora cominciamo a scrivere delle azioni, dei verbi. Posso osservare, guardare, scorgere, fissare, scrutare, vedere. Con tutti questi verbi scriverò delle frasi e le scriverò qui dietro. Quindi questo è un compitino che vi do. Se volete lo possiamo fare insieme. Posso osservare, io ho scritto un bel panorama. Posso guardare il mio compagno. Scorgere. Cosa scorgere? È un po' più difficile. Pensateci a questo verbo. Che cosa posso fare con gli occhi? Scorgere. Fissare. Anche questo, pensatelo voi. Sicuramente verranno in mente delle cose molto più efficaci delle mie. Scrutare e vedere. E poi ce lo scambieremo. Questi pensieri ce li scambieremo, queste frasi. E le scrivete qui. Anche questo
prezioso foglietto andrà messo dentro alla busta degli occhi. E così abbiamo fatto la prima busta. Vedete che bello? Quindi passiamo, c'è la ragnatela con tutti i miei gusti, con tutte le mie preferenze. C'è la prima busta che contiene tutto quello che posso fare con i miei occhi. Adesso ci fermiamo e continueremo la prossima volta. Ciao, a presto!